Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big Yugi House e oggi con una nuova deck profile di Eldritch. Sì, ormai è la quarta deck profile di Eldritch, ma questo deck ogni volta è diverso, quindi facciamo questa deck profile ancora. Se non avete visto le scorse, andatele a vedere, ce ne sono ancora valide, eccetto la parte sincro che è stata bannata nell'ultima banlist, però dettagli, dettagli. Comunque cominciamo con Eldritch Dogmatica. Facciamo la deck profile con il solito Lord, che però gioca in 3 per e non più in 2 per. È la carta più forte di Yu-Gi-Oh! Fortissima da secondo, fortissima da primo, all'effetto che manda, si evoca, diventa thick, fa praticamente da Punctops, baita due negazioni e Yu-Gi-Oh! Se andate secondi. Chiamiamo il 3 per di Dogmatica Ecclesia la Virtuosa, cecchino per Dogmatica. Si speciala se controlliamo un mostile extra, molto raro perché spesso andiamo semplicemente a normalare. E quando viene normalato specialato si va a cercare una carta dogmatica, quindi Fleur d'Elis. O poi giochiamo l'1 per di Fleur d'Elis, la carta che non volete mai pescare a turno 1 da sola. Lui si speciala se c'è un mostro controllato da extra e se c'è un dogmatica può negare l'effetto di un mostro sul terreno senza targettare, quindi ci va ad outare mostri brutti e cattivi intargettabili tipo Avarmax o Dragoon. E inoltre come dichiarazione d'attacco, se un dogmatica attacca possiamo andare a boostare l'attacco di tutti i dogmatica di 500, quindi ci funge da OTK praticamente, ci aiuta a OTKare e ci fa diventare lui e lei giganti. 3 per di Aspidini, beh Aspidini, cosa devo dire di Ash? Poi giochiamo il 3 per di Gamma con l'1 per di Driver. Allora, Gamma in questo mazzo è fortissima, ci protegge l'Extravagance, ci protegge tutto. Facciamo Omega che è Yu-Gi-Oh! E poi c'è Pai Pilota che è ancora più forte perché ci andiamo a tributare le trappole Eldritch e facciamo i plus. A parte quello, boh, è Gamma. Gamma veramente fa vincere la partita a caso, blocca veramente i turni dell'avversario, differenzi quello che fanno Ash Impermanence. Poi giochiamo il 3 per di Eldran, è il cerchino del mazzo, paghiamo 800, ci va a dare una carta Golden Hand o Eldritch. Fino quando viene mandata la magia trappola al cimitero ci fa fulisciare una Golden Hand o Eldritch, quindi ci funge da doppio cerchino praticamente. Da seconda è fortissima perché ci fa dare Lord, ci fa baitare una negazione. Purtroppo ci blocca l'attacco con solo gli zombie, non che serve perché tanto la possiamo cavare di Lord. Poi giochiamo il 3 per di Servitore Nadir, è uno dei cerchini più forti che abbia mai visto, dopo Engage probabilmente. Fa da full list extra e poi ci possiamo andare un mostro con meno attacco del mostro che abbiamo mandato. Quindi ci possiamo mandare in Tz o Titanicrad per fare o da spacchino o da doppio cerchino. Quindi se andiamo secondi mandiamo un Tz e distruggiamo una carta del nostro avversario. Mentre se andiamo primi ci cerchiamo Titanicrad, così possiamo andare sia Ecclesia che Fleur d'Elis che Punishment. Fortissimo. E questa come Punishment e Ecclesia ci va a bloccare le evocazioni dell'extra, ma è raro che già andiamo a evocare dall'extra, figuriamoci nel turno in cui l'attiviamo. Poi giochiamo 3 per di Extravagance. Prima era la carta più problematica dei mazzi contro perché era troppo costosa. Adesso non è la carta più costosa, però ma è Eldritch, ma importa. Fune è troppo forte su sto mazzo per scalare 2, tanto il nostro extra non ci serve un cazzo, a parte Titanicrad, che però giochiamo comunque in 3 per e 2 per, quindi cioè, fortissima per scar 2, ci aiuta tantissimo, ci sbrica le mani. Non che questo mazzo brichi tanto, però fa sempre comodo averlo. Poi giochiamo un White Destiny. Uno solo perché tanto fa schifo. Se avesse la in game ed è un nome diverso per le Golden Land. Poi come trappole giochiamo il 3 per di Sanguigno Scarlatto. Solita roba, ci evoca Lord, poi ci va a cercare le Golden Land. Poi giochiamo il 3 per di Conquistador. Fa da distruzione senza target, fortissimo. Ci va a cercare gli aspetti dell'Elisir. Blocca veramente anche questi turni perché una distruzione senza target è fortissima. Ci vuole lottare veramente tutto. Poi giochiamo il 2 per di Akero. Fa da Corvo DD. Lo gioco solo in 2 per perché non è così tanto forte, anzi fa abbastanza schifo il più delle volte. È un altro nome, ovviamente va giocato in 2 per perché ci siamo anche i nomi, però il più delle volte è utile solo a grind game, a inizio game è molto più forte lui. È forte in determinati matchup tipo Dino o i Mirror, sta carta qua è fortissima. Contro il resto aiuta, però è sempre più forte Conquistador. E poi giochiamo un 1 per della counter. 1 per solo perché non ha l'effetto di ciclare degli altri, se controlliamo un Horde fa da Omni Negate. Fa da Roar, praticamente, tributando uno zombie. Poi giochiamo il 2 per di Punizione Dogmatica. Fa da doppio spacchino perché possiamo mandare. Scegliamo come se mostra il nostro avversario. Mandiamo dall'extra deck un mostro con attacco pari o superiore. Possiamo andare a distruggere il mostro targettato. E se mandiamo un Tease possiamo pure distruggere un altro in due momenti diversi, quindi ci schiva qualsiasi potenziale distruzioni varie. E in caso nostro avversario abbia solo un mostro, possiamo andare Titanicrad e alla end andarci a evocare Ecclesia al deck e fare un altro cerchino. Poi giochiamo il 3 per di Impermanence. È la end trap migliore dopo Ash. Generica, bestia, ci blocca anche magia trappole. E poi giochiamo un Imperial Order e uno Skill Drain di main. Allora, questa versione come avete visto non gioco Maximus, che mi fa abbastanza cagare.
Confitta con l'extravagance, devo giocare brick in più. Ho l'extra deck che sono costretto a giocare veramente tutte le carte in 3 per e non avere niente per magari potermi permettere di linkare via le mie trappole, il mio lord, questa roba qua. Non mi piace sinceramente, anche perché Winda, voglio o no, è forte, però i cazzi. Gioco piuttosto Summon Limited Side. Gioco queste due perché Imperial Order, dopo il primo turno le immagino ci sia una niente. In caso possiamo sempre cavarcela con Lord, rebornandolo e cavarcela. E veramente ruba le partite e le vince da sola. Skill Drain uguale. Dopo aver risolto Ecclesia la prima volta non si deve più risolvere niente di mostri. Frodelis parte comunque dalla mano, si può evocare, Ecclesia speciale. Facciamo 70 danni. Ruba le partite, le vincono veramente da sole. Ogni partita in cui l'ho girato almeno una di queste due qua le ho vinte. Poi per extra giochiamo il 2 per di Titanicrad di Ash Dragon. Ne giocherei uno se non ci fossero le extravagance, però ne gioco due, visto che ci sono le extravagance. Due non tre perché non serve il terzo. Se proprio siamo stati sfigati da mandarceli entrambi con la prima extravagance e avere Nadir in mano, manderemo qualcos'altro. Amen. Ci fa da cerchino alla end, ci ha da Flor Delis o ci speciala Flor Delis Ecclesia. Fortissima di punishment perché possiamo andare a speciale Ecclesia dentro l'avversario e plussare, oppure di Nadir per dare due carte fondamentalmente. Poi giochiamo il 3 per di per questo bisogna per forza giocare in 3 per, è fortissima, non vogliamo assolutamente bannarci ad extravagance, ci permette di fare le cose con punishment e Nadir. Se ne banniamo una con extravagance va benissimo, ne banniamo due fa un po' peggio, se ne banniamo tre con extravagance siamo veramente stronzi. Quando viene mandato al cimitero distrugge uno, il resto dell'effetto non ci interessa perché è calabile, però non ha senso calarla. Poi, come unico sigla giochiamo Omega, perché abbiamo Gamma. Poi con Mixi gioco l'1 per di Pleiades, perché mi fa schifo. È forte, però non l'ho tipo mai evocato in tutte le volte che ho giocato sto mazzo. Lo gioco perché può sempre far comodo, ogni tanto anche in game facciamo due trappole, facciamo a lui. Continuiamo a rimbalzargli le carte, magari ha un mazzo tipo Guru. Continuiamo a rimbalzargli Guru in mano e non fa un cazzo. Poi giochiamo il 2 per di Cannone Ferroviario Supercorazzato. È un fucking bittone da 3000, anche se non andremo mai a bitare con lui, però. È forte al time perché ti toglie 2000. Togli 2000 l'avversario, serve per fare il big, il thick train. È forte più che altro perché possiamo farci lui, Xyz, stacchiamo materiale, facciamo un treno grosso, rievochiamo Lord che ci siamo staccati e facciamo danni a bestia. Poi gioco l'1 per di Palazzo del Cielo Gangaridai. Lui è un altro rank 10, sempre un 3004, quindi è sempre thick, anche sotto skill drain. E si fa fondamentalmente la remova, stacchiamo una carta, stacchiamo un materiale sotto lui, distruggiamo, targettiamo una carta sul terreno, la distruggiamo e poi facciamo 1000. E lei come Volcasauro non può attaccare nel turno in cui stacca il materiale, però sti cazzi. Tanto andremo a farci il trenino sgravato de ostia. Allora, gioco un liebe solo perché ne ho effettivamente uno, non ne ho due. Quindi gioco mi adatto. Se volete mettere due liebe, se avete il secondo liebe togliete Gangaridai. Oppure uno dei due cannoni ferroviari supercorazzati, vedete voi. Per il resto lui è il treno sgravato, può attaccare un mostri per il numero di materiali che c'ha sotto, può boostarsi di 2000, però può attaccare solo lui. Ma di solito se andiamo a boostare di 2000... ci aiuta a pulire i tavoli, diventa troppo grosso, è insuperabile. Lo facciamo easissimo con due lord. Ci fa evocare anche Fiora dell'Is, visto che comunque è molto evocato a extra. Andiamo un danno in più sul tavolo, che anche questo stesso discorso, sotto skill drain è comunque 4000. Poi giochiamo il 2 per di Fenice. 2 per ovviamente sempre per l'extravagance. Serve a linkar via le trappole, serve come removal. E anche eventualmente per fondamentalmente dare un mostro per fare in modo che Fiora dell'Is possa evocarsi. Perché se possiamo mai abbiamo un lord più una trappola, passiamo lei, evochiamo Ecclesia, evochiamo Fiora dell'Is. Abbiamo un botto di danni sul tavolo. Poi gioco l'1 per di unicorno. Non è così tanto forte, non è indispensabile, però aiuta sempre come link 3 generico. Può farsi da removal. Poi come ultima carta giochiamo il mono per di link BLS. Stesso discorso che per liebe, ne ho solo uno. Se volete, se ne avete due, mettetelo a 2 per togliete unicorno. O togliete unicorno o una fenice. Vedete voi, io se ne avessi due toglierei unicorno. Comunque giocherei 2 per di lui. Però avendone solo uno ne gioco uno. Se lo facciamo con un mostro di livello 7 superiore diventa intargettabile e indistruttibile. Quindi lo facciamo con Lord, lo facciamo con Fleur de Lis. Poi quando uccide un in battle ci permette di attivare uno di questi tre effetti, ovvero quello di bannare uno in damage senza targettare, uno da terreno, forte, o farlo boostare di 1500 per sempre, oppure farlo attaccare due volte il turno dopo. L'ultimo effetto è una merda, però gli altri due sono forti. Il primo ci permette di far da removal, beh, qualsiasi cosa. Noi uccidiamo qualcuno, facciamo effetto suo in damage, quindi il nostro avversario non può tirarci praticamente un cazzo, a meno che non abbia già negazioni. Ci va ad adottare qualsiasi cosa. Secondo effetto invece ce lo fa diventare un 4500, indistruttibile e intargettabile. Di conseguenza mazzi come Striker, Eldritch pure, Striker, Eldritch, altre guys, robe così, non riescono a cavarcelo, perché è troppo thick. E se ne targetta amministrativo non hanno quasi out. E la cosa buona è che neanche con Ice Prison se lo possono cavare perché non abbiamo altri guerrieri. Quindi io. Discorso per tutti. È un cazzo di 3000, quindi sotto skill drain. È un 3000. È un 3000.
Il mazzo si è comportato molto bene, è veramente fortissimo, è molto puro come deck, nel senso non gioco Maximus con le robe là, è molto più vicino all'Alice puro di Alice Dogmatica come si gioca di solito. Sicuramente arriveranno altre deck profile di Alice, arriveranno sicuramente quelle Invoked e quella pura. Quindi preparatevi a risentire. Preparatevi altri Alice, yeah! Miglior mazzo mai creato, io. Comunque per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, ovviamente questo mazzo non ha delle grandissime combo, quindi non vedrete il video combo. In ogni caso ci vedremo nel prossimo video con altre deck profile, probabilmente. Bel mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina e ciao Vets!